regista e operatore Flavio, che anni abbiamo lavorato insieme, che è venuto fino a Spoleto, dalla terra veneta, a farmi visita, proprio qui, dentro l'Expo, nel chiostro straordinario che è del 1400 di San Nicolò. Qui abbiamo organizzato col dottor Luca Filipponi, io sono anche il presidente del comitato organizzativo, lo Spoleto Festival Art, che è il secondo anno che viene realizzato nell'ambito del festival e in concomitanza con le tre grandi mostre che mi hanno organizzato qui nella Pinacoteca di Stato, nella Galleria Poliart e poi nell'altro spazio che si chiama del Teatro dei Sei, non so perché forse alle ore 6, non lo so perché si chiama così delle ore 6, e lì do sculture e disegni, quindi è un unicum. Qui hanno partecipato all'Expo dove ci troviamo qui, questo è lo spazio riservato alla mia fondazione Villa il Parnaso, con tutti gli artisti, i grandi maestri che sono raccolti nella mia collezione privata di Villa il Parnaso Gonzaga. 1500 artisti avevano fatto richiesta di partecipazione alla Spoleto Festival Art e sono stati selezionati, mi pare, 500 tra pittori, scultori e grafici. Ci sono anche gallerie di Roma, di Firenze, di Bologna, di Milano. Ed è un piacere di dire una cosa, io è due giorni che giro qui intorno nei vari stand, ho conosciuto molti artisti e devo dire che di questi ultimi anni le grandi fiere espositive che vengono fatte voi nell'ambito delle fiere, qui siamo in un contesto monumentale, irripetibile, che è del 1400, un'ex chiesa di San Nicolò sconsacrata che adesso viene usata per le grandi esposizioni e che è i concerti. Quindi ci sono in questa sezione, che è questa della mia fondazione, i più prestigiosi maestri del Novecento. Li cito a memoria perché qui alle mie spalle c'è uno dei grandissimi artisti astratti del Novecento, Gianni Dova, grandissimo, è un dono che Gianni mi fece negli anni 50, facevamo gli scambi d'arte. Oltre Dova ci sono tutti gli amici del neorealismo italiano al quale ho appartenuto dal 1947 e ancora io sono qua, gli altri sono morti tutti perché avevano 30 anni più di me ovviamente. C'è Guttuso di fronte a me, disegni inediti del 1954 che ha fatto da Alfonsini in Romagna e questi disegni che sono completi, sparsi in varie pareti, sono di valore direi storico perché è una testimonianza disegnativa di questo grande maestro siciliano che è stato uno dei protagonisti del neorealismo. Con questi disegni poi Renato realizza un grande dipinto che attualmente è in Cecoslovacchia nella Narodni Gallery, l'occupazione delle terre incolte. Poi abbiamo Borgonzoni, grande maestro bolognese, anche lui del neorealismo italiano, presente con molte opere che risalgono al periodo delle Mondine del 1980-81, quando lavorò espressamente per la grande mostra del bimillenario di Virgilio che io organizzai nel Palazzo Ducale di Mantova quando ero direttore del Palazzo Ducale di Mantova. E a questa prestigiosa mostra che celebrava il bimillenario di Virgilio venne il presidente Sandro Pertini, che ricordo con molto affetto perché era un caro amico. E poi c'è il grande Zancanaro, il più grande ceramista, il più grande grafico, il mio secondo padre, perché ha passato due terzi della sua vita accanto a me, prima a Firenze e poi nella mia casa di Gonzaga, dove lui disegnava, faceva ceramica e ha anche dipinto, l'unico affresco della sua vita. Un inno alla vita si chiama, inno alla gioia, e lo fece 3-4 giorni prima di morire. E lui morì il 5 di giugno del 1985, ricordo questa data marchiata a fuoco perché ha lasciato un grande vuoto. Poi basta girarsi intorno, sono i più grandi, c'è Augusto Murer, grandissimo scultore di Falcade, uno dei protagonisti della scultura del Novecento e l'artista che ha realizzato i più bei monumenti della Resistenza che si sono in Italia. A Venezia, se voi andate al Nido, troverete la partigiana boccheggiante proprio nel mare, lui l'ha voluto collocare nel mare, è una cosa toccante questo straordinario bronzo, perché sembra un reperto antico riapparso, cioè l'acqua limacciosa del mare, ed è una cosa uno dei grandi capolavori.
poi ci sono Treccani, poi c'è Patuzzi, il più grande pittore di Verona, qui con una splendida opera, e grande Marc, col quale ho condiviso i momenti più belli della mia giovinezza a Parigi, della mia grande fame a Parigi. Marc, che insieme a Lautrec lo reputo il più grande litografo della storia della grafica mondiale, è presente qui con opere prestigiose degli anni 20, 20, 25, 28, 30. Sono tutte opere che lui ha fatto a Parigi. Poi c'è un Edoardo Gordigiani, un capolavoro di pittura straordinario, Natura morta con quaglia, un dipinto del 1901. Edoardo Gordigiani è uno dei grandi maestri dei macchiaioli toscani. Questa è un'opera che mi ha donato proprio il grande Marc, che conobbe in gioventù Gordigiani e fu amico. È un'opera importante, molto ammirata. Poi ci sono i viventi, perché mica sono tutti morti qua. Ora c'è, dato che l'abbiamo accanto, l'ho appena citato, qua c'è Giuseppe Martucci, è mio allievo, abita a Reggiolo, in quello di Emilia, a 4 km dalla mia villa. Lui è presente con opere che ho scelto appositamente. Comunque qui c'è una splendida opera di 2 metri che è di Giuseppe Martucci, e questo è un disegno importante perché riguarda un poco un simbolismo surreale, ma con una sua una propensione, con una empirica astrazione. Poi laggiù in fondo c'è un altro dipinto importante nel 2010, dove ancora lì l'aspetto del surreale è ancora più evidente, anche quello un'opera di 2 metri per 1. Poi sempre di Giuseppe Martucci abbiamo dei bei pastelli che sono collocati qui intorno a me. Degli artisti viventi, alle spalle del nostro operatore che mi sta riprendendo, abbiamo 2 dipinti di Maria, la pittrice di cui il signore il cognome non mi interessa, e di Reggio Emilia, molto molto brava. Lei si esprime attraverso un linguaggio di astrazione plastica di intensa drammaticità, veramente notevole e molto originale. 2 opere superbe. E poi abbiamo il capo restauratore della sovrintendenza della Reggia di Caserta, grandissimo artista, presente con 3 opere bellissime, 2 del 2010 e 1 del 2008, che rappresenta un momento saliente della sua ricerca artistica di astrazione, perché lui si avvale del papier collé, cioè di inserti, di lettere vecchie, di amministrazioni, contabilità, che lui ha trovato buttate via lì, per strada, come spesso fanno, quando fanno le pulizie, e sono datate 800, 920, così. E sfruttando queste lettere, lui ha fatto queste composizioni mirate, estremamente plastiche, molto raffinate. Sul quadro di centro, invece, quella della ricerca del Sacro Graal, fa parte del ciclo che io ho commentato in un saggio artistico che scrissi per Decio Carelli, che è di Caserta. Così. C'è di Zancanaro un straordinario quadro, è il più vecchio che esponiamo qua, è del 1934, e rappresenta il ritratto di sua sorella Maria. Dei artisti giovanissimi che ho scoperto qua a Spoleto, che giochi in casa, è il figlio di uno dei grandi artisti, mio amico d'infanzia, della mia giovinezza romana, suo padre è il grande Manuel Campus, che espone al piano superiore. Le sue opere rappresentano un momento saliente. Manuel Campus, il padre, parlo, e non è un giovane ovviamente, continua imperterrito e coerentemente il suo linguaggio espressivo altamente drammatico della realtà rurale, contadina e di costume della sua Sardegna. In questi giorni è in Sardegna per impegni, e tutta la sua vita, dagli anni 50, quando esponavamo insieme da ragazzi a Roma, ad oggi, lui ha continuato con una onestà, con una coerenza impressionante a parlare della sua terra natia. E sono figure contadine, marinai, operai, protestatari, c'è tanta durezza in quella vita che esprime Manuel Campus. Ma suo figlio Mario, un giovane di splendido talento, giovanissimo, di 30 anni, poi faremo vedere le opere. Ho selezionato nel suo studio alcune opere veramente di straordinaria bellezza. Siamo di fronte a una nuova figurazione per la quale è difficile coniare un termine. Io ho cercato
con tanti libri che ho scritto, di trovare un termine. Parliamo di un espressionismo astratto, parliamo di un simbolismo. Comunque siamo di fronte a una nuova realtà figurativa che prelude a delle evoluzioni stupefacenti, penso addirittura se non nei prossimi mesi. È un giovane che seguirò con grande affetto, prima di tutto è figlio di un mio caro fraterno amico d'infanzia, ma poi perché Mario Campus ha delle qualità veramente che raramente ho riscontrato in un giovane che vive un ruolo così scomodo. Essere figlio di un grandissimo artista non è facile, e soprattutto continuare un linguaggio espressivo della pittura, della grafica, accanto a un gigante con l'austerità di Manuel, di suo padre. Mario è raffinato, dolce, appreso dalla mamma, che mi sta ascoltando, che si chiama Serena, direi tutta la sensibilità e la bellezza interiore. E quindi stupisce che questa creatura così nobile e fragile riesca a definirsi e a esprimersi culturalmente in un'arte così importante, quella della non figurazione, accanto a un personaggio scomodo come il padre. Siamo di fronte alle opere di Fernanda Pasini, che tutti noi conosciamo perché è stata protagonista per 2 anni della mia trasmissione A casa tua, caro Flavio. Tu le hai viste fare queste opere, quasi tutte, meno che Le maschere, che è del 2011, di un mese fa. Tanti artisti di arti figurative, di arti scultore, pittoriche, quindi e ci sei tu che sei in qualche modo, come ha detto il fil rouge, colui che lega un po' tutti quanti gli avvenimenti, tutte le opere, ma anche arti che riguardano la carta stampata, o meglio ancora la digital art, perché oggi le poesie, i romanzi si scrivono online, al web, grazie alle nuove tecnologie possiamo in qualche modo farci conoscere anche se non abbiamo il supporto di editori piuttosto ponderosi. Certo, vogliamo andare a meritoriamente premiare tutti quanti coloro che si sono particolarmente distinti in opere letterarie, poesie e in tutto quello che una volta uno scriveva giornalmente, quotidianamente, qualcuno magari guardando dalla finestra queste bucoliche colline di Recanati. Oggi che siamo tutti presi da arrivare alla fine del mese da una serie di problematiche asfittiche, non abbiamo più magari il tempo di soffermarci su certe cose, e invece non è così. Vediamo che ci sono tanti artisti meritevoli. Questa sera noi chiameremo sul palcoscenico tutti i finalisti dei Spoleto Festival Art o Spoleto Lettera Art, visto e considerato quest'anno, di scritti, di letteratura, di romanzi e di poesie, e poi andremo anche a premiare quelli che sono i 6 che sono stati in qualche modo contrassegnati come i potenziali vincitori di questa edizione, che credo, non vorrei sbagliare, credo conferma al Presidente che si trova lì in dirittura di partenza in pole position, sia la prima edizione di Spoleto Lettera d'Arte, vero? Annuisce, ovviamente sto parlando, e vorrei che rifacciato l'applauso di Luca Filipponi. Luca Filipponi, che in qualche modo ha invertito anche un po' i ruoli, e questo è il bello di Luca Filipponi, nel senso che si comincia dalle premiazioni a luglio e poi si parte dalla mostra. E di andare subito a presentare quelli che sono i finalisti che riceveranno peraltro un catalogo, il catalogo di Spoleto Festival Arts 2011. Allora noi li elenchiamo tutti e li elenchiamo tutti quanti, ovviamente, a venire qui sul palcoscenico, a cominciare da Barbara Bertoncelli, che arriva da sul palco di Modena con un'opera che si chiama Il sapore del latte appena munto, e poi Alessandro Ciamarra di Eggi di Spoleto, dietro l'angolo praticamente, L'amore nelle radici, Elisabetta Cumastri, non sappiamo la località perché ci ha mandato soltanto L'amore nelle radici, l'amore quello vero, quello imperituro, quello dei nostri genitori e dei nostri nonni per qualcuno.
foto di gruppo, in questo caso foto a due, poi lo faremo di gruppo ovviamente quando... Benissimo, ma tanto non se ne può andare, lui è il presidente, dove lo mandiamo, maestro, non ci mancherebbe. Il presidente deve stare sempre vicino a noi. Stavolta, una volta tanto, l'ho scritto lui la scaletta, l'ho scritta io e ci capisco meno di quando lo scrive lui. Bene, pubblicazione di Spoleto Festival Art 2011 che viene conferita ad Alessandro Ciavarra, L'amore nelle radici, poi abbiamo Elisabetta Comastri con un libro di poesie, non so se c'è, Enrico Danna, che è torinese, Parole del Vento, Valentina Alfonsina della Corte, anzi, di Fonte Nuova, i sogni si incontrano in un cassetto, Alessia, io tanto vi chiamo, venite qui tranquillamente, come se foste già presentati, Alessia Fava, Francesco Gabrielli e Roberto Gennaro. Intanto vediamo se ci sono, io vi vado a ringraziare tutti perché il nostro Sagnelli, che è il direttore di Spoleto Lettera d'Arte, ecco, io vorrei fare un applauso anche a lui perché abbiamo parlato di Sagnelli, di Sagnelli, che è direttore e presidente di Spoleto Lettera d'Arte. Poi eravamo rimasti a Brescia Fava, però non noi probabilmente sono la tirata, li ritira tutti lui, ci vorrà un tiro per portarli a casa. Perché... No, tu perché li mandiamo per posta. Ah, li mandiamo per posta, va bene. Francesco Gabrielli, Roberto Gennaro, Luigi Giacomuzzi. Giacomuzzi c'è, di Vicenza, poesie e scritti liberi. Giacomuzzi, eccoci Luigi Giacomuzzi da Vicenza. Una bella foto, ricordo, insieme alla Presidente e noi che in qualche modo siamo i cagliostri, caro maestro della situazione, vicino a questo pianoforte, poi vedremo chi sarà ad allietare la serata, una pianista, già si sa che è una donna, l'abbiamo chiamato, se vuole si presenti tranquillamente per evitare che questi libroni poi gravino troppo sul bilancio, sul budget di Spoleto Festival Art. Mi dica. Paola Comini, ecco, allora abbiamo qui, non fa parte dei finalisti, non fa parte dei finalisti, ma fa parte dei premiati speciali, la professoressa biologa Paola Comini, se intanto vogliamo chiamarla, più tardi, l'abbiamo vista, arriverà, perché tanto grosso modo l'orario è questo, Giulia Jurinic, o Jurinic, di chiari origini serbo-croate, Antonella Laganà di Livorno, poi Milvia Lauro di Sorrento, Ketty Magni di Desio, ecco è arrivata chi? Milvia Lauro? È la signora Lauro lei? O la Julius? È Antonella Laganà da Livorno, dalla splendida Livorno, dalla splendida Toscana. Foto ricordo insieme a tutto lo staff fotografico, questa sera sembra di stare veramente in un grande happening mediatico dove i fotografi si susseguono a migliaia, quando c'è, non so, ci sono delle starlette di quelle che ben conosciamo, ce ne sono 700. Quando arrivavo io, Luca, due. Praticamente un mio amico e un altro che lo faceva perché stava insieme a lui. Lei è la signora? Ketty Magni! Io l'ho detto prima all'avvocato Sbarra, dico c'è anche Ketty Magni e lui mi ha risposto non lo so perché sto stomaco vuoto. Avvocato Sbarra, stiamo sempre a pensare a mangiare io e lei, Quindi Ketty Magni che arriva da Desio, Monza Brianza, eccola lì. Ketty Magni, benissimo, Ketty, come piccola Ketty, tanto per rimembrare una vecchia canzone dei Pooh, forse dal successo d'esordio, benissimo. Teodolinda è l'opera che l'ha portata in finale, premiata con i cataloghi, ci vorrà ovviamente anche per lei un tir, vuole salutare qualcuno, Adesio, no? Sì, saluto tutti i miei lettori e dedico a loro questo premio. Bene, questa è deformazione professionale perché non ci vediamo Adesio perché non c'è la previsione, però vabbè, comunque lo dedico a tutti quanti i lettori. Poi abbiamo Emiliano Musetti di Carrara, Isabella Serafini di Terni, Adriana Tipaldi di Varese, uno per uno, sta arrivando una bella donna con un vestito rouge, è la signora Isabella Serafini dalla qui vicina Terni che arriva a prendere il premio di Spoleto Festival Art. Eccola qui, viene premiata con il catalogo dal nostro Luca Filipponi. Ora io andrei a leggere coloro che vengono premiati sono sei finalisti e abbiamo Valentina Della Corte di Fonte Nuova Roma Mentana con
Racconto breve, i sogni si incontrano in un cassetto. Valentina della Corte. Valentina della Corte, l'attendiamo. Ecco, adesso ritira il professor Angelo Sagnelli, o il maestro, qui siamo tutti professori. Se l'ha dato Tode mi ha lasciato. Quindi, l'avvocato Sagnelli. Di dov'è Sagnelli? Io non la conosco, è di Spoleto. È di Roma. Bene, allora. Benissimo. Allora, ritira Angelo Sagnelli per conto di Valentina della Corte di Fonte Nuova Mentana, Roma, la medaglia d'argento, il libro si chiama di Valentina della Corte, i sogni si incontrano in un cassetto ed è un libro di racconti brevi per quanto riguarda la tipologia letteraria che viene premiata e viene giustamente compensata con questa benemerenza di una medaglia d'argento. Bene. Foto di Angelo Sagnelli con Luca Filippo, ce ne saranno tante con le foto perché vedo che ne mancano diversi. Poi abbiamo Alessia Fava, ritira sempre Angelo, rimanga lì Sagnelli, guardi, io già la vedo, no? Male stasera, rimanga lì, guardi. Beh, bisogna continuare, bisogna pure mettere qualche buco della cinta in più, perché sennò rimaniamo in condizioni non proprio ortodosse per un premio letterario. Poi abbiamo Luigi Giacomuzzi di Vicenza, qui c'è perché l'abbiamo visto poco fa, un saggio, Stati Uniti nel mondo si chiama. Luigi Giacomuzzi riceve una medaglia d'argento dal presidente di Spoleto Festival Art, il professor Luca Filipponi. Eccolo qui, allora, a meno che non sia scappato a farsi una mangiata di baccalà alla Vicentina, no, eccolo qua, arriva Luigi Giacomuzzi ed una ovazione autentica lo accoglie in questo grande momento. Fotografie e flash in continuazione per tutti quanti i premiati. Bene, Ketty Magni, la volta di Ketty Magni tra i premiati, viene da Desio, in provincia di Monza Brianza, l'abbiamo vista prima, la rivediamo adesso, ha mandato un saluto a tutti quanti i suoi lettori con una splendida maglietta dorata, quasi fosse praticamente una sorta di, sapete quelle figurine, noi che non siamo mai, lei praticamente è rivestita d'oro e magari anche le sue opere sono tali, non che siamo appassionati di figurine dei calciatori, c'erano quelle dorate, quelle che valevano di più della nazionale, noi a 50 anni ancora facciamo le figurine, cioè, questo non è che io voglio ricopiare Carlo Conti che fa una cosa che si chiama noi che nei migliori anni, ma io le faccio ancora, ahimè, sono un collezionista da 40 anni. Bene, allora, Ketty Magni. Non voglio rubarle il mestiere. No, per carità, ci mancherebbe, lei è bravissima. No, sono abituata anche a presentare. Ah, quindi una collega, devo dire. Dove presenta? Ecco, vogliamo sapere tutto di lei, Ketty Magni. No, presento tanti spettacoli di tutti i tipi, teatrali, concerti, e quindi sono abituata a stare sul palco. Ci fa piacere, non a caso, me lo sentivo, per questo l'ho chiamata, perché l'ho vista dalla postura e dal portamento. Sicuramente molto elegante. Allora, io è una domanda questa scontata, ma la faccio un po' a tutti quanti coloro che si cimentano nelle arti figurative e non. L'estro, l'afflato e anche il tempo, dove lo trovo per scrivere? Scrivo, l'ispirazione mi viene soprattutto di notte, quando la mente è sgombra da ogni pensiero pratico e mi dà la possibilità proprio di spaziare con il pensiero. E quindi poi al mattino, di notte annoto tutte le mie idee, poi al mattino... Dorme? No, al mattino mi sveglio molto presto e lavoro proprio riscrivendo tutte le mie idee. Allora, Ketty Magni con un romanzo storico, Teodolinda, ha ricevuto la medaglia d'argento tra i finalisti, ma anche tra i premiati di Spoleto Lettera Art, presieduta come sempre da Angelo Sagnelli, che attraverso una giuria attenta, accurata, certosina, ha esaminato tutte quante le opere che sono arrivate in finale. E noi continuiamo con le premiazioni, è la volta di Isabella Serafini di Terni. Isabella Serafini di Terni riceve come premio una serigrafia di un maestro della sua terra, Sandro Bini, un nostro carissimo amico e un altro personaggio di corrente in questo club di artisti, a premiarla il grande maestro di arte multimediale, se così vogliamo dire, William Tode premia Isabella Serafini con questa bella serigrafia. Allora,
andiamo avanti con l'ultima premiata per quanto riguarda i finalisti premiati questa volta, che è Antonella Laganà di Livorno con un libro di poesie. La signora Laganà di Livorno c'è? C'è, eccola lì. Allora, viene premiata con una serigrafia del maestro Sandro Bini, dalla splendida terra del Scacciucco livornese, Antonella Laganà, poesie, una poesia che si chiama Il Bacio, non volevamo magari un trattato sul bacio, e vediamo magari se ci facciamo una puntata apposita su questo. C'è un telefonino che squilla, sempre. Io gli faccio un in bocca al lupo, sarò curioso anch'io di leggere le loro poesie e le loro opere. A questo punto, prima di lasciare alcune premiazioni, io vorrei cominciare subito con l'avvocato. Ne abbiamo parlato più di una volta per quanto riguarda accostamenti culinari e dietetici. L'avvocato Sergio Sbarra da San Gennaro Vesuviano, Napoli, accompagnato dalla sorella e accompagnato anche dal cuoco del ristorante, che era chiuso per riposo settimanale e non se lo fa scappare, perché in caso di cena mancata lui con un fornelletto da campo cucina. Vero, avvocato? Allora, è un riposo estivo nella pentola magica di San Gennaro Vesuviano, così facciamo un po' di pubblicità all'amico Giuseppe Cirillo. Sì. Giuseppe Cirillo, finalmente conosciamo. Della pentola verremo tutti da lei, guardi, tutti quelli che sono qui stasera. Saremo in tanti. Allora, avvocato Sbarra, noi abbiamo ovviamente scherzato perché ci piace dare all'arte non una cosa pesante, perché l'arte è bella, l'arte è vita, è quotidianità, quindi quei musoni, quei discorsi cattedratici, spesso anche incomprensibili, non solo per tutti. L'arte è per tutti, e il primo veicolatore di questo è stato proprio il maestro William Tode, che la esprime in maniera incaspica attraverso le sue opere. Lei è qui per parlarci di un libro che si chiama I Cipresti di Van Gogh, tra i tanti libri che suo padre, Mario Sbarra, dirigente scolastico scomparso il 4 gennaio del 2005, è nato a San Gennaro Vesuviano il 24 ottobre del 32, quindi tra pochi giorni, tra un mese, esattamente un mese, oggi il 24 settembre, avrebbe fatto 79 anni, ha scritto tanti libri e peraltro si è laureato facendo una tesi di laurea sulla provincia addormentata, una tesi di laurea che risale a più o meno alla fine degli anni 70 esattamente, quindi erano anni molto duri nell'internat partenopeo. Si è ispirato a questo libro, che è di Michele Prisco, già vincitore di un premio Strega. Allora, non vogliamo sapere di più di suo padre e vogliamo ricordarlo attraverso la sua presenza, ma anche la sua testimonianza di opere che ci ha lasciato in eredità. Allora, io innanzitutto voglio ringraziare l'amico Luca Filipponi, il te Roberto Mattioli e tutti gli amici di... ...che vengo a Spoleto e oramai, fortuna mia, capita spesso, devo dire, mi sento a casa. Vorrei ringraziarvi per questa possibilità che mi è stata data praticamente di ricordare il papà e vi chiedo scusa praticamente perché non sono affatto un declamatore di poesie e probabilmente mio padre nella tomba si rivolterà mentre io leggo questa poesia perché non sono capace, però Luca me lo ha chiesto e allora io leggo questa poesia di papà, che poi è I Cipresti di Van Gogh, che è un'opera del 99, che praticamente nasce in un periodo in cui nel 94 a San Gennaro riapriva la discarica, l'amministrazione regionale forzava questa riapertura della discarica che per anni ha accompagnato San Gennaro Vesuviano, e quindi io vi leggo e vi richiedo scusa quest'opera di papà. I Cipresti di Van Gogh, ad Antonio Bassolino, allora governatore della Campania. Son per certo, o forse in sogno me l'hanno raccontato, che al secondo piano del Metropolitan Museum di New York, alle pareti di una grande sala istoriata, risplendono corruschi fervidi dannati, assieme all'arte islamica e a Cézanne, i cipressi di Van Gogh, pennellati nell'incompente grigiore del 1889 con rapide zoomate, segni cromati, avvolgenti, mai dismessi o dilavati. Nella scomposta estate vesuviana, resa viscida e stregata da pozzanghere alte, da orridi pantani, sotto cieli plumbei ed occhi spiritati, i miei cipressi, querui, emettono sibili contorti, sconnesse salmodie, antifone spezzali. Il mio amore brioso delle rane mi si proietta forte in cuore e mi ripara.